Ma la questione è molto semplice. Noi richiediamo che venga attivato un dibattito pubblico sul porto di Marina di Carrara. Questo perché? Perché la Regione Toscana ci mette a disposizione uno strumento molto bello, che è previsto dalla legge regionale, numero 46 del 2013, che l'avete fatta voi. Cioè, voi avete fatto questa legge molto bella, secondo noi. E noi oggi, appellandoci a questa legge, chiediamo che venga fatto il dibattito pubblico sul porto. Però è doveroso per rinfrescarci la memoria, so che Maras ha sputato sangue su questa legge, spero che la si faccia scudo perché venga protetta fino all'ultimo e usata soprattutto. Leggo due righe. Il dibattito pubblico regionale, di seguito dibattito pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica. Ci siamo. Punto 2, articolo 7,2. Facciamo attenzione a questa cosa. Il dibattito pubblico si svolge di norma nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili, preliminari, non quando l'opera è già stata realizzata o quando il progetto, la procedura per la realizzazione di un progetto è già conclusa. È questo il valore del dibattito pubblico, perché in via preliminare dà la possibilità ai cittadini, a tutti i portatori di interesse, di dare un parere, di portare un contributo più che un parere. Esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva. Articolo 7, capo 2. Bene. Articolo 9. Per le opere di cui l'articolo 8, il dibattito pubblico si svolge prima dell'inizio della procedura di valutazione di VIA. Prima dell'inizio della valutazione di VIA. Comma 2. Per la fase anteriore all'inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità di cui l'articolo 48. Ci sono tutte le condizioni per realizzare e attuare il dibattito pubblico, anche perché oggi siamo di fronte ad un piano regolatore portuale, ad un progetto realizzato dall'autorità portuale, quindi è ora il momento di entrare e di aprire utilizzando questo strumento che voi avete realizzato, noi vi ringraziamo perché è un'ottima cosa, per dare possibilità a tutti di portare un contributo a quest'opera così importante per il territorio, non solo a Puano.